Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente con spazio amplissimo dedicato all'emergenza sanitaria relativa al coronavirus e anche alle conseguenze, soprattutto economiche, che avrà questa emergenza sulla nostra regione. Infatti, un'impresa commerciale o del turismo su tre rischia di chiudere definitivamente a causa della quarantena. Secondo Confesercenti servono ulteriori misure affinché le attività possano far fronte alle spese. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Tutto il comparto del turismo è assolutamente fermo, tutto il comparto del piccolo commercio no food è fermo e la cosa più preoccupante è che alla ripartenza, al di là di tutte le, come dire, le regole che ci saranno e quindi come bisognerà adeguare l'attività, sicuramente saranno quelle che faranno più fatica. Una su tre delle piccole e medie imprese di commercio e turismo rischia la chiusura a causa di questo lungo lockdown e un ulteriore 35% potrebbe abbassare la saracinesca se la quarantena dovesse essere ancora prolungata. È l'allarme lanciato da Confesercenti, secondo cui il lockdown costerà in Italia oltre 30 miliardi di fatturato. E questo anche a causa della disparità della concorrenza. L'emergenza infatti non colpisce tutte le aziende allo stesso modo e mentre i negozi chiudono, vola il commercio. Merch online. I grandi portali internazionali del web sono riusciti, ma d'altronde questo è evidenziato un po' da tutti, a raddoppiare, se non di più, i loro fatturati, ovviamente a discapito di un mercato come dire, locale che andava assolutamente tutelato. I decreti cura Italia e liquidità da soli non bastano a salvare l'economia. Confesercenti chiede ulteriori misure per far fronte alle spese. Da tenere presente che al di là dei costi del personale e al di là del rinvio delle imposte e delle tasse, ci sono tutta una serie di costi fissi che le aziende devono comunque sostenere, a partire dagli affitti, a partire dalle utenze, ma soprattutto ci sono delle scadenze dovute a fornitori. Non possiamo appesantire oltremodo come dire, la condizione finanziaria delle nostre imprese. C'è bisogno anche di abbattere dei costi e rilanciare alcuni settori con delle politiche, come dire, di incentivazioni, delle politiche di espansione che in qualche modo proteggano, ecco, una parte della nostra economia. Insufficienti anche le mosse della regione. Occorre spendere bene le risorse e i fondi europei, l'appello di Confesercenti. Ci aspettavamo, come dire, dei decreti da parte della giunta regionale che in qualche modo dessero impulso immediato e complementare a quelli che erano i decreti nazionali per dare sollievo alle piccole imprese. Si è scelta una strada diversa, dal nostro punto di vista ancora insufficiente. L'appello che abbiamo fatto già da venerdì scorso al Presidente Marsilio è quello di riunire il tavolo generale, ma anche dei tavoli tematici per capire tutti quanti insieme come utilizzare queste risorse al meglio, perché qui non si tratta solo del quantitativo di risorse che viene messo in campo, si tratta di investirle al meglio. E Casa Artigiani Abruzzo chiede misure più coraggiose alla regione a sostegno dell'intero settore economico. Prima del Covid-19 sul territorio abruzzese si contavano 32.000 aziende artigiane. Molte potrebbero non riaprire. Tania Bonnici Castelli. In Abruzzo, prima del lockdown, i dati di Unioncamere certificavano la presenza di 32.000 aziende nel settore dell'artigianato e 50.000 unità nella compagine del commercio, impegnando una forza lavoro pari a 170.000 addetti. Casa Artigiani Abruzzo nei prossimi mesi prevede che molte delle imprese saranno costrette a ridurre la propria attività, se non anche il personale, oltre ad aggravare la propria posizione debitoria, se non addirittura a non riaprire. La Regione Abruzzo è chiamata ad intervenire con urgenza. Dottor Montebello, 32.000 aziende artigiane in Abruzzo, molte di loro forse non riapriranno. Cosa chiedete alla Regione? Stiamo vedendo la regione non proprio attenta alle esigenze delle piccole e medie imprese. Come abbiamo detto prima, ci sono 80.000 imprese, fra artigianato, commercio, circa 200.000 addetti. Quindi se
aziende sono chiuse, abbiamo chiesto degli interventi che poi sono stati fatti anche in altre regioni. Per esempio la regione Campania ha stanziato 2.000 euro che si fanno ad aggiungere ad ogni artigiano commerciante che già percepisce le 600 euro dello Stato. Quindi insomma, ecco, questi interventi qui, un piccolo microcredito veloce di 10.000 euro proprio cash per la liquidità, ma di facile diciamo erogazione, non con tutti i problemi che stanno avendo il decreto liquidità. E poi stavo anche dicendo alla regione che in Emilia Romagna, per esempio, è una regione che fa sempre fa un po' la storia dei rapporti tra regione e Stato centrale, sono stati attuati dei finanziamenti a favore dei confini che hanno sempre avuto un ruolo positivo nell'erogazione del credito alle imprese. Senta, dottor Montebello, lei è di Giulianova, ecco, il turismo come lo vede quest'estate? E tutto l'indotto poi? Il turismo ci preoccupa veramente tanto, perché soprattutto la nostra provincia, la provincia di Teramo, ma anche l'Abruzzo è oramai basata in tutto sull'economia turistica. Non nascondo di aver visto anche ieri sera in televisione insomma, delle soluzioni che si stanno mettendo in atto per avere una stagione diciamo, almeno sufficiente. Io stamattina ho incontrato anche dei balneatori qui a Giulianova, i quali, devo dire la verità, non li ho trovati profondamente preoccupati, hanno già in mente qualcosa, pensano nel distanziamento diciamo, tra gli ombrelloni di superare il problema, quindi non ci saranno quei brutti box in plexiglass che abbiamo visto. Io ritengo che sia fondamentale, sicuramente la domanda interna italiana non andrà all'estero, quindi sarà dirottata verso una delle nostre zone, e io credo che l'Abruzzo, avendo anche la Finso, in particolare la zona ecco, della nostra provincia Teramana, anche un problema di diciamo molto basso per quanto riguarda questa pandemia, insomma dei contagi molto bassi, io ritengo che possono essere scelti da queste famiglie che verranno dal nord. Casa Artigiani Abruzzo resta in attesa dal governo regionale di una risposta celere alle esigenze delle piccole e medie imprese, una risposta significativa e sgravata dal peso della burocrazia che in questo particolare momento sarebbe letale per le aziende. E a proposito di indotto turistico a rischio, noi apriamo la nostra consueta finestra in diretta. Oggi siamo a Vasto con Paolo Renzetti, che saluto e ringrazio. Ciao Paolo, in compagnia di tre ospiti oggi per parlare proprio di un consorzio proprio nella parte sud, alle porte con il Molise della nostra regione. Paolo, buon pomeriggio. Grazie Jacopo, buon pomeriggio, un saluto come sempre ai nostri telespettatori. Hai detto bene, siamo a Vasto, siamo al confine ovviamente con il Molise e parliamo di turismo balneare perché siamo alle porte di una stagione che sarà davvero particolare, ma a Vasto già si lavora in prospettiva delle prossime settimane. E parliamo di questo con Pier Giorgio Molino, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina. Buongiorno, buongiorno Molino, grazie per aver accettato il nostro invito. Dicevo, voi state già lavorando in prospettiva perché avete firmato questo protocollo davvero importante sulla sicurezza nelle vostre spiagge in vista della prossima stagione balneare. Assolutamente, come consorzio noi raggruppiamo i vari operatori turistici e commerciali, in primis quelli del settore balneare. Il nostro turismo è chiaramente incentrato sul turismo balneare e abbiamo voluto, assieme alle tre sigle sindacali che raggruppano tutti i balneatori posti nella nostra città su Vasto, firmare questo protocollo. Il protocollo d'intesa altro non è che un messaggio di sicurezza nei confronti dei fruitori che si chiedono nell'insicurezza del momento quale sarà la stagione turistica a venire. Volevamo semplicemente rassicurarli e dirgli che i balneatori di Vasto faranno di tutto per preservare la loro sicurezza e quindi la salute, e adotteranno tutte le misure atte ad evitare che vi siano pertanto incidenti, insomma. Siete pronti comunque a riaprire le vostre strutture qualora dovesse arrivare l'ok, si pensa ai primi di maggio, ovviamente in attesa del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Chiaramente in attesa del decreto e della fase 2 noi ci siamo preparati.
Ci siamo preparati anche in attesa di ricevere quelle che saranno le misure che chiaramente il governo imporrà per mantenere in sicurezza le attività, attuando proprio con il buon senso, fermo restando quelli che saranno gli obblighi successivi, determinate misure. Certo, Paolo, noi siamo a Bastia, ovviamente, scusami, una questa mattina avevo, abbiamo ascoltato anche la voce. Sì. Proprio in relazione al servizio precedente, io volevo fare una domanda per Giorgio Molino, a cui do il buon pomeriggio. Prima abbiamo sentito Flaviano Montebello nel servizio precedente che ha detto i balneatori hanno già comunque delle idee, adesso al di là di quei box in plexiglass che penso siano stati una butade, così giusto per darsi un'idea. Ecco, volevo capire se c'erano già delle idee e quali fossero, perché poi è chiaro che sarà una stagione molto particolare. Assolutamente, di idee ce ne sono tante, nel protocollo sottoscritto difatti abbiamo diviso in 7 punti, vengono suddivise su vari aspetti, quindi da tutta una serie di indicazioni sulla cartellonistica da porre all'ingresso, da quello che riguarderà i servizi ai bar, sarà implementato il servizio sotto gli ombrelloni a discapito del servizio al banco, sui protocolli da utilizzare all'interno per la ristorazione, per il confezionamento dei cibi, insomma tutto quello che concerne le attività turistiche. Per quanto riguarda il distanziamento, che probabilmente è la cosa che interessa maggiormente, sono qui con noi dei balneatori, quindi saranno loro a entrare nel merito. Tra poco li ascolteremo, dicevo poc'anzi, siamo a Vasto e abbiamo ascoltato questa mattina anche la voce del primo cittadino di Vasto, il sindaco Francesco Menna, che ovviamente ha fatto il punto della situazione su quella che è la realtà odierna in queste settimane di emergenza sanitaria a Vasto, ovviamente facendo un accenno anche alle problematiche del settore turistico in vista della prossima stagione. Possiamo ascoltare il primo cittadino di Vasto. Sindaco, qual è la situazione a Vasto per quanto concerne l'emergenza coronavirus? È una situazione che si profila sotto controllo fin dai primi giorni. Siamo a 19 casi attualmente sui 26 che vi erano stati. Stiamo aspettando 7 guarigioni, ovvero i secondi tamponi di 7 persone, quindi scenderemo quasi sicuramente a 11 casi. Frutto questa situazione soprattutto di una grande opera da parte di tante persone che non finisco mai di ringraziare, ma anche del grande senso civico e della collaborazione dei vastesi. Quanto concerne invece l'ospedale San Pio, cosa possiamo aggiungere? Ci sono anche lì alcuni contagiati, niente di allarmante, è qualcosa di fisiologico che ci si aspettava rispetto a una pandemia, ma si garantiscono i servizi in maniera egregia, H24, è una situazione anche lì sotto controllo dal punto di vista sia epidemiologico, sia della diffusione, sia della circoscrizione del virus, grazie anche all'opera del Dipartimento di Prevenzione della ASL. Si guarda la fase 2 di questa emergenza, sindaco, al 4 maggio, a quello che potrà accadere, la città di Vasto è pronta a ripartire? La città deve ripartire, la città ripartirà perché è una città e sono cittadini che ogni qualvolta vi è una caduta hanno la grande forza, il grande coraggio, il grande senso civico di rialzarsi a essere testimonianza e anche in un certo senso emulazione rispetto agli altri, quindi esempio. Ci rialzeremo seguendo quelle che saranno le direttive del Ministero, quelli che saranno diciamo gli aiuti di Stato, gli aiuti dell'Europa, tutto ciò che il Comune potrà fare in una fase 2 che già ha fatto in maniera credo completa in una fase 1. Purtroppo Vasto, come tutte le città d'Italia, ma a questo punto del mondo rispetto a una pandemia, vivrà una situazione comunque di distanziamento sociale, quindi sicuramente di un turismo che sarà in netto calo, come sarà in netto calo in tutto il mondo. Bisogna fare fronte comune con i centri del Vastese, col governo, con la regione soprattutto, con i rappresentanti del territorio, con le associazioni di categoria, insomma con quella rete che ci circonda, fatta di tanti portatori di interessi, di tante persone che possono contribuire a dare una mano alle attività economiche, ai comuni, alle fasce bisognose per essere pronti alla nuova dimensione del coronavirus. Ecco Paolo, una nuova dimensione, dice il sindaco di Vasto Menna. Vasto ripartirà, così come ripartiranno tanti centri in Italia e nella nostra regione.
una nuova dimensione del turismo, chiedo a te e ai tuoi ospiti, che a questo punto, almeno per il 2020, sarà un turismo prettamente interno. Beh sì, sarà così, perché ovviamente sarà difficile poter contare sul turismo di stranieri o comunque anche di italiani provenienti da altre regioni. Ci si sta organizzando, come dicevamo prima, con Pier Giorgio Molino anche per capire come far funzionare questo distanziamento sociale. Io saluto e ringrazio Domenico Molino, balneatore, tra l'altro ci ospita nel suo stabilimento balneare da Mimì. Allora, c'è questo problema, il problema principale del distanziamento sociale nei vostri lidi, nei vostri stabilimenti. Dovrete operare secondo le direttive che dicono che bisogna stare ad oltre un metro di distanza. Certo, intanto grazie per l'opportunità che ci date. In questo protocollo noi abbiamo tenuto conto proprio di quelle che sono, diciamo, le situazioni attuali, quella che poi è la necessità di distanziamento sociale, specialmente nella seconda fase, quindi agli inizi delle riaperture. Di questo ne siamo consci e abbiamo voluto ipotizzare che in una logica di turismo nuovo, che sarà più un turismo territoriale, un turismo locale, perché i flussi non saranno possibili ipotizzarli come quelli che abbiamo avuto in precedenza, abbiamo voluto creare all'interno di questo protocollo un percorso di quotidianità che il turista possa porre in essere dall'ingresso dello stabilimento a quelli che poi sono i servizi fruiti dagli stessi all'interno delle nostre strutture, con la consapevolezza che tutto ciò deve essere svolto nella massima sicurezza. Quindi abbiamo voluto garantire a loro che la nostra professionalità ci fa anzitempo capire quelle che possono essere le norme basilari di sicurezza, a prescindere da quelle che sarà il dettato normativo che ci verrà imposto. Tanto per farla breve, ovviamente vi dovrete, tra virgolette, accontentare di un minor numero di clienti rispetto alle passate stagioni, meno ombrelloni, meno persone nei ristoranti, nei bar. Il nostro auspicio è che si torni presto alla normalità, però già sappiamo in maniera consapevole che l'inizio sarà diverso, e quindi abbiamo già posto in essere la necessità di aumentare quelle che sono oggi chiamate distanze sociali anche nelle nostre strutture. Questo va bene a noi come classe imprenditoriale, ma vorremmo iniziare al più presto a poter esercitare. Io vorrei chiamare al microfono anche un altro titolare di stabilimento balneare, Fernando Sorgente, dell'omonimo Lido qui di Vasto. Allora, bisogna pensare nel concreto, ad iniziare soprattutto dalla spiaggia, come sistemare gli ombrelloni e poi il ristorante, il bar. Sarà davvero una stagione particolare per voi? Decisamente sì. Noi, così come enunciato nel documento che è stato proposto, rispetteremo pienamente quelle che sono le disposizioni. E ovviamente, che cosa ci preme in primis? Che queste disposizioni, che devono essere dettate sia dalla regione, dal governo o chi per esso, arrivino il più presto possibile, perché noi siamo già pronti e non possiamo essere di meno di nessun'altra realtà italiana. Pertanto, vivendo di turismo e vivendo in questo ambiente, in questo settore, chiaramente a noi preme essenzialmente avere e ricevere tutte le direttive possibili e immaginabili a stretto giro, perché prima vengono varate queste norme, che ovviamente suggerite dal nostro protocollo che abbiamo proposto. Consolidato il tutto, noi siamo nelle condizioni di poter riavviare il tutto, ovviamente tenendo fermo restando il fatto delle disposizioni sanitarie, ma la garanzia è assoluta, nessuno avrà problemi, noi siamo pronti, noi siamo già con la testa e con le braccia al 15 di agosto, se non molto prima. L'obiettivo ora nel concreto è iniziare a lavorare nei vostri stabilimenti già dai primi giorni di maggio. Certamente, noi siamo già pronti per poter iniziare i lavori di sistemazione, così come c'è stato già enunciato. Noi abbiamo fatto già i passi per non incorrere né in sanzioni né controlli
inventati, pertanto abbiamo comunicato al prefetto quelli così come è stato dettato da un'ordinanza, la nostra disponibilità e ovviamente abbiamo messo delle date di inizio lavori, siamo pronti, non possiamo perdere tempo. Il fatto di non avere queste disposizioni a tempo breve, questo è un problema di perdita di tempo. Ecco Paolo, per chiudere solo una domanda ovviamente per uno dei due balneatori, insomma chi vuole rispondere, se faccio al microfono, ecco. No, dico, se faccio una previsione attendendo queste direttive, Un mese di lavori per sistemare ognuno per proprio conto i propri stabilimenti, dico una data, dico un lasso di tempo giusto, congruo, un mese di tempo? Un mese è un lasso di tempo abbastanza importante, ma sicuramente anche in meno tempo i balneatori assicurano che riusciranno a mettere pronte le proprie strutture. Bene, grazie. Io possiamo chiudere qui, credo, il collegamento da Vasto. Grazie ai nostri ospiti, a Pier Giorgio Molino, presidente del consorzio Vivere Vasto Marina, e due balneatori, Domenico Molino dello stabilimento da Mimì e Fernando Sorgente dell'omonimo stabilimento balneare da Vasto. È tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, linea che può tornare allo studio. Grazie Paolo, grazie ovviamente ai tuoi ospiti che ci hanno un po' chiarito anche quelle che potrebbero essere le tempistiche per una stagione estiva strana, particolare, non c'è dubbio. Noi ci spostiamo di qualche chilometro e andiamo a San Salvo, dove il sindaco Tiziana Magnacca fa un appello ai sindaci del comprensorio vastese affinché facciano fronte comune per affrontare le prossime fasi dell'emergenza coronavirus. Questa mattina, intanto, in comune il primo cittadino ha celebrato anche un matrimonio un po' particolare. Lo vediamo. Sindaco, lei ha rivolto un appello a tutti i primi cittadini del comprensorio vastese per intraprendere un'azione comune per il rilancio del territorio in vista di questa fase 2. Il principio dell'unità, dell'essere uniti oltre ogni steccato politico e oltre ogni spirito di appartenenza, perché alla fine anche questa emergenza ha dimostrato come i sindaci siano i primi percettori dei sentimenti, delle esigenze, delle istanze dei cittadini e forse anche quelli in grado di percepire meglio le soluzioni. Se stiamo insieme riusciamo a mettere in campo energie, idee, soluzioni che servono per ripartire. Intanto c'è preoccupazione per la parte strettamente sanitaria, c'è forte preoccupazione per quello che può accadere da un punto di vista economico-sociale e ahimè in questo momento ciò che grava ancora di più su tutti quanti noi è l'incertezza. Non si sa se si riapre, non si sa quando si riapre, non si sa che fine farà l'economia turistica, non si sa i balneatori cosa dovranno fare per poter consentire l'accesso al mare in sicurezza, per cui in questo momento l'incognita, l'incertezza è quella che grava ancora di più su tutto e quindi è necessario cominciare a trovare una strategia di uscita che ci possa permettere a noi di dare delle certezze. Sotto l'aspetto prettamente sanitario, qual è ad oggi invece la situazione di San Salvo? Noi siamo fermi a 11 casi Covid, è chiaro che i casi potevano essere anche molti di più, quindi è chiaro che nella prima settimana i miei timori erano legati alla diffusione del contagio. Devo dire che ad oggi il mio pensiero va soprattutto alla famiglia del signore morto, a coloro che stanno ancora combattendo con la malattia. C'è anche una bella notizia in questo periodo sicuramente non facile, perché questa mattina in comune verrà celebrato un matrimonio. Sì, una coppia di sposi che non hanno inteso aspettare il sì, non hanno inteso aspettare la riapertura e la possibilità di celebrare liberamente cerimonie e abbiamo cercato di accontentarli sempre in sicurezza, in fondo non potevamo essere certo noi ad ostacolare la loro felicità. Certamente no. Non aspetteremo il 4 maggio con le braccia conserte, vogliamo invece svolgere un ruolo da protagonisti con il governo, fornendo una serie di contributi che provengono anche dalle associazioni
di categoria dagli imprenditori, dalle forze sindacali che rappresentano eccellenze a livello nazionale che tanto possono dare in termini di idee alla regione. Lo fa sapere il presidente Marco Marsiglio, che spiega che sin da questa settimana l'Abruzzo sarà impegnato in una importante campagna di confronto con i vari ambiti produttivi, sindacali e datoriali. Verrà istituita una piattaforma telematica gestita sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, con la quale le attività economiche, dalla più grande alla più piccola, potranno, riempiendo l'apposito format, individuare le criticità e segnalare le possibili misure di contenimento e di distanziamento sociale relative al proprio ambito di riferimento, così tutti potranno fornire le necessarie proposte. E anche il mondo dei trasporti inevitabilmente guarda la fase 2, l'obiettivo è evitare assembramenti sui mezzi pubblici, su questo si sta aprendo un'ampia fase di dialogo, come conferma il sottosegretario della Giunta regionale Umberto D'Annuntis. Un comitato di guida per il trasporto pubblico locale è l'idea lanciata dal presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, per gestire la fase 2 e la riattivazione delle tante attività sospese per il lockdown. Lo sguardo è ovviamente rivolto al 4 maggio e i trasporti recitano un ruolo cruciale per evitare che si riaccendano focolai di contagio del virus. Basti pensare agli assembramenti che si possono creare in autobus o in un treno. Nel garantire gli spostamenti ai pendolari, la missione sarà quella di rispettare la regola del distanziamento sociale, misura che si è rivelata fondamentale per rallentare la corsa del virus. Sulla stessa lunghezza d'onda del presidente di TUA e il sottosegretario della Giunta regionale con delega ai trasporti, Umberto D'Annuntis. Dobbiamo essere pronti ad affrontare la riapertura di queste aziende. Qui ci vuole un tavolo, come diceva il presidente Giuliani, a cui partecipino la regione, le aziende di trasporto, le associazioni dei lavoratori e l'associazione delle imprese, perché è chiaro che bisogna ripensare un modo di fare impresa. Sarà molto molto difficile poter mantenere i turni così come erano, perché vuol dire che c'è bisogno di 4-5 volte il numero dei bus, dei pullman necessari per poter trasportare i lavoratori. Questo non solo non è possibile, ma praticamente farà in modo che tutti quanti andranno in difficoltà, quindi bisogna ragionare e capire che bisogna diversificare i turni e fare in modo che viaggino meno persone contemporaneamente. Su questo si sta lavorando già dalla prossima settimana insieme agli assessori all'attività produttiva e al lavoro, quindi a Mauro Febbe e Piero Fioretti, faremo degli incontri con tutte le associazioni, con gli imprenditori, per vedere come organizzarci. Ripeto, è un problema che si sta portando anche a livello nazionale, perché il problema è nazionale, non è solo pugliese. E poi prepararci per la riapertura delle scuole, che sicuramente sarà un altro banco di prova per il sistema del trasporto pubblico locale abruzzese, non solo. L'aeroporto d'Abruzzo ha sospeso le sue attività e garantisce solo emergenze. Sulla ripresa graduale dal 4 maggio il sottosegretario frena. È chiaro che molto dipenderà dalle decisioni che prenderà il governo. Voi tutti sapete che la regione, quindi le regioni e quindi la regione Abruzzo possono, diciamo, emettere ordinanze solamente restrittive e quindi devono attenersi alle linee che il governo dà. Si sta lavorando su questa cosa, è chiaro che è il nostro interesse cercare di ripartire al più presto dappertutto, però sempre tenendo conto soprattutto della salute di chi utilizza i servizi e di chi lavora all'interno di questi servizi. A Pianella la situazione contagi resta bassa, con i 9 casi confermati da inizio pandemia, come annunciato dal sindaco Sandro Marinelli. 4 invece, purtroppo, i decessi, tra cui una donna di soli 44 anni. Stefano Recanati. Con 9 casi di positività all'attivo sul territorio comunale, Pianella è uno dei comuni della regione Abruzzo dove si conta il minor numero di contagi da Covid-19. Come ci spiega il sindaco Sandro Marinelli, purtroppo a questo numero contenuto di positivi c'è il rovescio della medaglia, che consegna alla comunità pianellese 4 deceduti, di cui una donna di 44 anni, una delle vittime più giovani nella nostra regione. La vicenda della vittima di 44 anni ci ha ovviamente segnato molto come collettività e ha turbato un po' tutta la nostra cittadinanza. Ci sono stati altri 3 decessi oltre quello, anche se si trattava in quel caso
però di patologie pregresse o di soggetti in età piuttosto avanzata. Quasi introvabili o inarrivabili per molte famiglie, dato il costo, sono le mascherine. Sul territorio comunale il primo cittadino conferma che nello scorso weekend sono state consegnate quasi 5.000 mascherine, integrando diverse forniture, di cui una parte ricevute come donazione, una parte acquistate dal comune e il restante donate dalla Protezione Civile regionale. Le mascherine sono state consegnate dalla locale Protezione Civile e dalla locale Croce Rossa, associazioni fondamentali per l'aiuto dei residenti. Le persone hanno potuto ritirare anche per altri, quindi bastava esibire un numero di tessere sanitarie per poter ritirare un numero equivalente di mascherine senza avere assembramenti, ennesima prova di grande senso civico della popolazione. Proprio questa mattina ci stiamo occupando delle imprese che via mail hanno inviato le loro richieste, adesso noi le stiamo istruendo e speriamo nella giornata di oggi, al massimo entro domani, di riuscire a consegnare anche alle imprese i dispositivi di protezione che abbiamo in dotazione. Intanto, nei giorni scorsi, primo consiglio comunale online a Pianella, dove sono state prese delle decisioni importanti, come lo storno della Tari per le attività chiuse. Approfitto per ringraziare la piattaforma Webex della Sisco, che per 90 giorni ha messo a disposizione gratuitamente appunto la piattaforma per l'attività di videoconferenza. Siamo andati anche in diretta Facebook in questa circostanza e devo dire che i lavori del consiglio si sono svolti in maniera piuttosto fluida, c'è stata anche una buona partecipazione da parte della cittadinanza che ha seguito i lavori, quindi da questo punto di vista almeno siamo riusciti a gestire bene questa difficoltà. In conclusione, il sindaco prova a fare una previsione di quella che potrebbe essere una ipotetica fase 2 a partire dal 4 maggio, prendendo come riferimento i dati che ad oggi ci consegna l'Istituto Superiore della Sanità, per il quale pochissimi sono i decessi nella fascia di età compresa tra 0 e 40 anni, come sono molto bassi i casi di contagio nella fase di età da 0 a 16 anni. Il fenomeno è un fenomeno che non conosce purtroppo i confini comunali, per cui dobbiamo ragionare in termini più ampi e porci il problema di come gestire in maniera complessiva e possibilmente univoca questa situazione. Questi dati che abbiamo acquisito nel corso di questi due mesi ci riconsegnano un quadro di una popolazione giovane che è piuttosto resistente al virus e su questo iniziare a fare delle programmazioni. Sicuramente quella della scuola dovrebbe essere una priorità. Si lavora laddove c'è meno rischio, si protegge laddove c'è più rischio. All'Aquila i lavori per la ricostruzione vanno riattivati, ma garantendo la sicurezza e attuando procedure che limitino la diffusione del contagio. Serve particolare attenzione in una città che ha una concentrazione anomala di cantieri. Per questo il sindaco Biondi ha presentato delle proposte alle associazioni di categoria. Dicevo, le mie proposte sono state due. La prima, quella di sottoporre a test tutte le maestranze che vengono da fuori regione o dalle zone rosse individuate dalla regione Abruzzo, in maniera tale di avere la certezza di chi va a lavorare sui cantieri e dell'assenza di pericolosità dal punto di vista del contagio. L'altra è che bisognerebbe seguire un protocollo epidemiologico e quindi tracciare anche gli spostamenti delle maestranze, quindi per tutti il test, per quelle che vengono da fuori Abruzzo o dalle zone rosse, la permanenza nella città dell'Aquila al fine appunto della tracciabilità dei contatti ed evitare che il ritorno a casa possa essere un elemento di contagio. E in questo modo le maestranze potrebbero essere ospitate per esempio nelle strutture ricettive cittadine e del territorio e dare un'iniezione di liquidità e di economia anche a questo che è un comparto che sta subendo in maniera particolare gli effetti della crisi. Ho chiesto anche che le associazioni di categoria insieme alla ASL facciano una sorta di documento di valutazione del rischio cornice quadro, all'interno dei quali poi calare i singoli documenti di valutazione del rischio e fare anche una graduatoria delle lavorazioni più rischiose e di quelle meno rischiose, naturalmente ricominciando da quelle meno rischiose.
Cronaca adesso: un giovane di 26 anni finisce nel fiume a Pescara dal Ponte della Libertà, ma viene salvato e trasportato in ospedale. È accaduto dopo le 6 di questa mattina, quando il custode di un rimessaggio di barche, allertato dal forte tonfo, è intervenuto, permettendo in qualche modo al ragazzo di riemergere dalle acque torbide del fiume e mettersi dunque in salvo. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato in ospedale il ragazzo in ambulanza per una sindrome da annegamento. Dell'accaduto si stanno occupando gli agenti della squadra volante della Polizia di Stato. Adesso parliamo di sport, perché nonostante l'attività sia ferma, quella di ieri per il calcio è stata una domenica molto movimentata e carica di polemiche sul piano verbale. È andato in scena infatti lo scontro tra i presidenti della Lega di Serie B Balata e della Lega Pro Ghirelli. In serata il presidente federale Gravina ha ribadito: fermarsi sarebbe un disastro. Il servizio è di Andrea Costantini. La pubblicazione della lettera inviata dal presidente della Lega Pro Ghirelli ai presidenti dei club di Serie C ha fatto divampare la polemica intestina tra le leghe del calcio professionistico. La ripresa dei campionati continua a far discutere. Nella lettera, che era preparatoria all'assemblea della Lega Pro del 4 maggio, sono contenute le proposte deliberate dal consiglio direttivo tenutosi sabato, tra cui la sospensione definitiva del campionato di Serie C, il blocco delle retrocessioni e la promozione in B delle attuali prime nei tre gironi più una quarta tramite sorteggio tra coloro che occupano posizione playoff. Proposte che hanno suscitato la stizza e la pronta risposta del presidente della Lega B, Balata, il quale in un comunicato ha bollato le proposte del direttivo della Lega Pro come totalmente non condivisibili e irricevibili, ha definito fantasiosa l'ipotesi di una promozione per sorteggio e più in generale ha lamentato la mancanza dello spirito di squadra e quindi del fatto che queste eventuali decisioni non sono passate attraverso un confronto, un dialogo con le altre leghe, in particolare Lega B ed LND, i cui campionati subiscono delle conseguenze a seguito delle scelte che potrebbe prendere la Lega Pro. Sono arrabbiatissimo con chi ha fatto circolare pubblicamente la lettera, ha ribattuto il presidente della terza serie nazionale Ghirelli. I presidenti l'avevano per preparare l'assemblea ed è diventata oggetto di dibattito esterno e di pressione su di loro. Stiamo tutti tranquilli, la proposta sarà sottoposta al Consiglio federale, che è il dominus, prosegue Ghirelli. La chiusura la deve deliberare il Consiglio federale, certamente tenendo in grande considerazione la delibera, ove ci fosse, dell'Assemblea di Lega Pro. La convulsa giornata di ieri è stata chiusa dalla ferma presa di posizione ribadita dal presidente federale Gabriele Gravina nel corso della trasmissione Che tempo che fa su Rai 2. Fermarsi oggi sarebbe un disastro. Se il calcio non riparte ci sarebbe un pesante impatto negativo sul settore ma anche sul paese, visto che movimentiamo circa 5 miliardi di euro. Io non ho mai preso in considerazione l'idea di fermarci. Non posso prendermi questa responsabilità che lascio al governo. Non posso essere il becchino del calcio italiano. E questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.